Bentornati del Fisbio Show, rieccoci qua a parlare dei grandi classici Disney, più precisamente del numero 73. Ebbene sì, dopo praticamente un anno dall'ultimo video che ho pubblicato sul canale riguardo a questa testata mensile, purtroppo nei mesi precedenti sono accumulati volumi su volumi, quindi arretrati, che non sono riuscito a leggere in temporale, quindi è diventato praticamente inutile realizzarne le recensioni perché servivano praticamente a nulla. Allora ho preferito prendermi un po' di tempo nella fine dell'anno, recuperare tutti i numeri arretrati per poi trovarmi giusto con il numero 73 di gennaio, di cui la pubblicazione di questo video è avvenuta in leggero ritardo, permettetemelo, consentitemelo, ma in anticipo rispetto poi al numero di febbraio che uscirà tra qualche giorno. Copertina realizzata sempre dal maestro Giorgio Cavazzano, copertina che raffigura i protagonisti della storia d'apertura, Paperin de Paperac, storia del 1967 di Gian Giacomo Dalmasso con i disegni di Luciano Bottaro, pubblicata sul numero 600 di Topolino, che ha visto una sola illustre di stampa nel passato, sul numero 4 dei primi grandi classici Disney. E parliamo dell'anno 1982, quindi a distanza ormai di 40 anni rivediamo una sua ristampa su un altro grande classico Disney. Da segnalare che negli ultimi numeri si è visto parecchio Luciano Bottaro finalmente sulle pagine di questa testata mensile. Quindi un grazie a Luca Boschi, a Lidia Canatella, a tutti coloro che lavorano e contribuiscono per portare opere di questo grandissimo maestro, grandissimo disegnatore, non solo, e farlo conoscere a più persone. Ebbene, partiamo subito con le storie di questo numero, dove approfondiremo quelle più importanti, dove c'è qualcosa in più da dire, e le altre le nomineremo e daremo qualche dato statistico giusto per i più nerdofili vecchi di me che ci tengono particolarmente. Paperin de Paperac è una grande parodia che si ispira ad una commedia teatrale francese che nasce da un classico della letteratura francese, Cyrano de Bergerac, o meglio Cyrano, come lo pronuncia Alessandro Baricco. E da qui che da Cyrano si passa a Paperin de Paperac, perché come le grandi parodie insegnano, i personaggi Disney si immedesimano all'interno di queste opere. E per renderla credibile in salsa disneyana, il tutto viene trasformato in un sogno di Paperino, che si ritroverà nei panni di Paperin de Paperac alle prese con parecchie beghe, soprattutto quando si prendono gioco del suo becco. Qui Gian Giacomo Dalmasso mette in scena parecchi personaggi della città dei paperi, di Paperopoli, facendoli recitare veramente a menadito, rendendoli molto credibili all'interno di questa grande parodia, a partire da Paolino Ercole Paperin, sire di Paperac, che avrà a che fare con Gastone Felice Fortunato de Paperone, che gli farà perdere staffe più e più volte. Ma qui a risaltare sono i disegni di Luciano Bottaro, una dinamicità, una velocità di azione nel disegno che rende tutte le tavole una più bella dell'altra, un tratto classico, ma dove vengono messi in risalto tutti i singoli personaggi utilizzati senza sacrificare nessun dettaglio. Soprattutto dinanzi a noi troviamo una storia sobria di Luciano Bottaro, perché per chi lo conosce bene ci ha poi abituato a follie, storie utopiche, psichedeliche, qua mantenendo un tratto classico ma molto attuale e fedele alla storia, colpisce proprio il centro del bersaglio. E Gian Giacomo Dalmasso riesce a raccontarci una grande parodia senza annoiarci, perché non tutti sono a conoscenza di queste opere teatrali, questi classici della letteratura per di più francesi, ma come il sottoscritto trovò all'epoca gradevole questa storia, rileggendola nuovamente in occasione di questo numero, ho continuato ad apprezzarla molto. A seguire Topolino, Pippo e Forzati della Montagna, prima storia straniera di questo numero. I testi sono di Carl Falberg, le matite sono di Jack Bradbury e le chine di Alice Henriger. Una storia molto breve che gioca sulle gag classiche di queste storie straniere. È giusta una riempitiva a cui Luca Boschi piace infilare qua e là per far conoscere anche questa tipologia straniera, come all'epoca si scrivevano le storie oltreoceano, e come sempre l'occasione è quella di farle conoscere ai lettori attuali dei grandi classici Disney. In Paperino è l'assicurazione contro gli infortuni, con Carlo Candy ai testi e Giovan Battista Carpi i disegni.
Ritroviamo la follia di casa Paolino Paperino, in cui il nostro prode papero sfortunato si farà, tra virgolette, abbindolare dai suoi nipotini qui e qua, che hanno deciso di stipulare assicurazioni contro gli infortuni, quindi ottenere una polizza che consentirà a tutti gli assicurati di essere coperti dai vari incidenti. E Paperino coglierà la palla al balzo per stipularne una e cercare di lucrare il più possibile, quindi approfittarne, creandosi più danni possibili verso la sua persona, sfruttando anche la sua sfortuna che lo aiuterà abilmente e facilmente a finire nei guai. Questa storia ci insegna che con le assicurazioni è raro poter guadagnare e ne farà proprio le spese sulla propria pelle, Paperino. E l'ho trovata una storia semplice, ma che in ottica moderna riesce a insegnare qualcosa, a lasciare qualcosa al lettore, soprattutto al lettore che non ha a che fare con la situazione, non è esperto, non si è mai informato, senza forzare la cosa. Invece ad oggi si tendono a creare proprio storie ad hoc per sfruttare, insegnare, documentare il lettore, ma a volte si eccede talmente tanto da rendere noiose e poco funzionali. E parliamo di una storia del 1964, attenzione! E qui c'è un errore nell'indice dei grandi classici perché è stato scritto erroneamente il numero 45, ma è il numero 455 di Topolino a veder pubblicata questa storia. L'anno è giusto, ovviamente. E poi Luca Boschi decide di entrare prepotentemente in prima persona all'interno dell'indice di questo numero con la storia Pluto in Indovina chi viene a cuccia, con i disegni di un giovane Donald Soffritti, che qua dimostra quanto sia migliorato negli anni, perché lo stile grafico di questa storia, datata 2000, pubblicata sul numero 2351 di Topolino, dimostra quanto questo disegnatore abbia fatto i salti mortali, i tripli carpiati e migliorare in modo esponenziale il suo stile grafico. È un Luca Boschi che decide di mettere in pista Pluto con altri felini e Minnie, storia che precede un'altra grande storia, secondo me, Zio Paperone il piffero variabile di Rodolfo Cimino e con i disegni di Giorgio Cavazzano. Storia del 1972, pubblicata sul numero 844 di Topolino. Classica storia di Cimino che ci porta alla ricerca dei tesori introvabili, rarissimi, ma che il buon Paperone prontamente coglierà la palla al balzo. Ma il piffero variabile è un'arma a doppio taglio e farne spese sarà proprio il nostro Paperon de Paperoni. Storia che si contraddistingue per l'ennesimo mezzo di locomozione, di trasporto utilizzato da Paperone, una sorta di ranocchia robotizzata che porterà i nostri amici alla ricerca proprio di questo piffero. Forse una delle migliori storie di questo numero che vi consiglio di recuperare se non avete modo di avere questo numero tra le mani, ma ha avuto diverse ristampe del tempo e quindi di facile reperibilità. Qua troviamo un Cimino in ottima forma e un Cavazzano, secondo me, in grandissima forma. Gli anni d'oro di Cavazzano, dove aveva un suo tratto già ben distinguibile, dove iniziava ad essere colui che poi tutti noi conosciamo ad oggi. Ed eccoci all'unica one page di questo numero. Paperino è il taxi, storia straniera di Gorm Transgaard, con i disegni di Vitor Arriaga Rios, storia pubblicata nel 2004 sul numero 181 di Zio Paperone, che vede la sua ristampa sui grandi classici Disney e che prontamente Luca Boschi ha preso dai suoi archivi e ce l'ha piazzata qua per mostrarci anche cosa usciva su Zio Paperone e che su Zio Paperone uscivano delle one page per chi non ne fosse a conoscenza. E a seguire ritroviamo un personaggio che da parecchio tempo non vedevamo né ristampato né pubblicato su settimanali o mensili, e parlo di Pennino. Paperi Super Pennino Pollicino, una sorta di mini parodia, diciamo così, dove ritroviamo Ivan Seidenberg ai testi e Euclides Miaiura ai disegni. Storia alla prima ristampa in assoluto, quindi una
perla rara, in questo caso, che è uscito il numero 455 del Mega nel 1999. Una storia carina, diciamo, che vede anche la presenza di Maga Magò insieme a Paperoga e Pennino, quindi in qualche modo è interessante da leggere, anche per la colorazione un po' variopinta e particolare di quei tempi. Ed eccoci alle storie superstar di questo numero, dal teleschermo alla vignetta, quindi tutto ciò che è passato in TV e poi è stato riproposto in salsa fumettosa disneyana, partendo da Paperino all'Uomo di Ferro di Carl Barks, una storia breve, una delle famose ten page dell'Uomo dei Paperi, che vede una fervida battaglia a suon di palle di neve non solo tra Paperino e i tre nipotini, tutta da gustare vignetta dopo vignetta, tavola dopo tavola, perché è un piccolo capolavoro della comicità. E poi a seguire Zio Paperone, il Danaro con la D maiuscola, Don Christensen ai testi e Tony Strobo la disegna e Steve Stair alle chine. Ormai li conosciamo menadito questi tre loschi figuri. Una storia che ci racconta un po' la storia dell'economia, come è nata la moneta, come i vari popoli hanno iniziato a commerciare grazie proprio al denaro. E questa storia vuole raccontarci proprio ciò, una sorta di mini documentario che, devo ammettere, non ha annoiato assolutamente il sottoscritto, quindi penso anche voi la troviate una lettura piacevole in un certo senso. L'oratore sarà Paperone De Paperoni, che racconterà ai nipotini la storia delle monete, sfruttando il suo famoso museo all'interno del deposito. E il finale ci dimostrerà perché Paperone De Paperoni è il papero più ricco del mondo. La cavaletta e la formica è la seconda storia che è in prima ristampa su questo numero dei grandi classici Disney, pubblicata per la prima volta sul numero 60 di Topolino nel 1953. Qui ritroviamo il grillo parlante che abbiamo visto in Pinocchio nel film animato della Disney, e i testi troviamo Chase Craig e i disegni Hal Hubbard, quindi una nostra conoscenza, colui che si trova benissimo nel rappresentare la figura dei personaggi dei film animati poi nelle vignette a fumetti. E in chiusura chiudiamo con una grande storia in due parti, la leggenda di Paperino Hood, testo e matite di Romano Scarpa e chine di Rodolfo Cimino, quindi attenzione a questi due grandi nomi, Rodolfo Cimino che è alle chine, non ai testi, quindi fate attenzione perché all'inizio della sua carriera era l'inchiostatore di Romano Scarpa. La famiglia dei Paperi sarà la protagonista di questa parodia, che più che parodia è una sorta di reinterpretazione della storia originale di Robin Hood. Troviamo questo regista che bazzica all'interno di Paperopoli spiando tutti i nostri personaggi, cercando di carpire le loro caratteristiche, i loro caratteri, per poterli poi selezionare e utilizzarli come gli attori principali di questa parodia in salsa moderna, diciamo. La storia era quella che conosciamo di Robin Hood, ma vediamo che molte cose sono rese più innocue, come l'arco e le frecce, sono delle frecce che in punta hanno una ventosa, ma la storia è di grandissimo impatto sia visivo a livello grafico. Scarpa era incredibile quando si trovava in vena e quando le storie erano sue soprattutto, e ci sono certe scene che comunque trasmettono una certa inquietudine anche se non c'è nessun pericolo reale, come quando troviamo una papera e Ciccio colpiti da tutte queste frecce con la ventosa addosso, questi famosi dardi citazione che scagliano i bassotti per tassare gli abitanti. Ma sarà il parco nazionale di Duckwood quello che farà nascere la leggenda di Paperino Hood, colui che fugge dalla città perché è assediato da queste tasse da pagare, oberato di tasse da pagare, e decide di ribellarsi e cercare di liberare la città da questa sorta di tirannia da parte di suo zio. Comunque tutta da gustare, veramente una parodia che mi è piaciuta molto e che a differenza di altre non reinterpreta completamente la storia reale, ma come dicevamo è una sorta di recitazione vera e propria di tutti i personaggi della città di Paperopoli. Ebbene ragazzi, video finito, velocissimo, non lo so, spero vi sia piaciuto, cercherò di pubblicare più puntuale i prossimi video dedicati a questa testata perché ci tengo particolarmente, ma adesso dovrei tornare veramente sul binario giusto e mantenere una costanza vera e propria. Io vi ringrazio, siete arrivati fino a qua, spero che
continuate a seguire questi video mensili perché so che in tanti mi avete contattato, ci tenete particolarmente, continuate ad acquistare questa testata nonostante i miei video latitassero da un bel po'. Cercheremo di tornare a regime anche con queste recensioni dedicate ai grandi classici Disney, o meglio l'unica testata seria. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!